18 luglio 64. Scoppia l'incendio di Roma. Durante l'impero di Nerone, a metà del primo secolo d.C., la città aveva raggiunto una popolazione da metropoli attuale. 1 milione di persone tra decine di etnie diverse. Nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 64, nei pressi del Circo Massimo, cominciò a divampare un incendio che si estese in poche ore, distruggendo la zona tra Palatino e Aventino, in cui vi erano botteghe che traboccavano d'anfore d'olio e grano, tessuti e legname, che contribuirono alla propagazione del fuoco. Nell'arco di 9 giorni, dei 14 sestieri in cui era suddivisa la città, solo 4, tra i quali il Foro e il Campidoglio, rimasero intatti. Gli altri 10 furono rasi al suolo dal rogo e decine di migliaia di persone morirono tra le fiamme. Nerone, sospettato di aver architettato l'incendio, accusò dell'accaduto e fece condannare un gruppo di cristiani. L'imperatore probabilmente non aveva alcuna responsabilità. Si trovava in villeggiatura d'Anzio, ma si precipitò a Roma per controllare personalmente che la popolazione venisse soccorsa. Ma in pochi anni la voce della sua colpevolezza si consolidò, probabilmente per i tanti atroci delitti già commessi. Le opere grandiose intraprese per ricostruire la città poi resero ancor più verosimile che avesse voluto incendiare Roma per riedificarla secondo i propri gusti.